È stato convocato un tavolo tecnico da parte della provincia di Lecce per il prossimo 26 di giugno, al quale parteciperanno il comune di Melendugno, l'ARPA e TAP per discutere dei superamenti di CSC nelle acque in falda in località San Basilio, luogo in cui dovrebbe arrivare TAP. Il superamento di queste soglie potrebbe portare ad una presenza di rischio per la salute umana derivante dall'inquinamento, fino a definire addirittura il sito inquinato. Il rischio è quello che possa essere contaminato sia il suolo che le acque sotterranee. Una problematica di estrema urgenza, visto che proprio in questo momento su quel tratto di costa è affollato di bagnanti che hanno preso d'assalto la costa adriatica appena distante 20 km a Lecce. Su quella porzione di litorale in questo momento sorgono tre stabilimenti balneari più una vasta area di spiaggia libera. Una questione da definire con particolare urgenza al fine di tutelare la salute dei bagnanti e gli investimenti degli imprenditori di quella porzione di territorio.